che stai passando lì, poi ogni tanto è questa che la fa una educazione, magari per fermare. Ma la picchiuta, se arrivi da Gospi, gente della Prolopo, anche a lui lo assolto bene. E un grazie a tutti i sindaci presenti di San Raffaele Cimena, di Rivalba, di Marentino, di Mombello, di Sciolze, l'assessore all'agricoltura di Chieri, il sindaco di Moncucco, che è un consigliere anche del comune di Rivalba, che mi fa molto piacere. Come vedete, anche quest'anno siamo riusciti ad arrivare alla 15ª edizione della Fiera dei Vini. Sono già 15, sono passati 15 anni. Non sembra ieri che abbiamo iniziato con la prima sagra e adesso siamo arrivati alla 15ª. Come dicevo all'assessore, speriamo di nuovo di andare avanti anche altri anni per il bene del nostro comune, il bene per invogliare i giovani che lavorino anche loro la terra, si diano da fare. Abbiamo una collina stupenda, un'agricoltura magnifica, in mezzo al verde, in mezzo ai panorami, in mezzo ai castelli, in mezzo alle casine. Un paese molto bello. Io penso che questa tradizione, questo evento non si fermi ma vada avanti anche altri anni. Volevo fare un saluto che mi ha detto il sindaco di Marentino, dal sindaco di Pavarolo che non ha potuto essere presente e oltretutto è anche presidente della comunità del Chierezzo. Un grazie di cuore a tutti, adesso passo la parola al signor Rossotto Stefano. Innanzitutto grazie a tutti per la partecipazione, grazie a tutti i sindaci, come già ha detto il sindaco. Appunto, le strade come veicolo per far conoscere il territorio. Innanzitutto il nostro territorio è solcato da queste strade, che sono: una è la strada reale dei vini della collina di Torino, ed è una strada che adesso chiedo aiuto, forse mi sembra che sia sui 400 km, 600, 600 andavo. Abbiamo iniziato a parlare di strade, sono 600 km e una parte importante di questa strada reale passa anche nel nostro comune, nella strada provinciale che da Moncucco attraversa il centro abitato e scende poi per Casal Borgoardo. Adesso queste strade per il momento non sono ancora indicate perché si sta lavorando, mi sembra, alla formazione dei cartelli e quindi ci sarà la messa in opera di questi cartelli nella prossima primavera. Le altre strade invece di cui facciamo parte e che sono anche veicolo promozionale per il nostro territorio è la strada Colori Sapori, di cui in questo momento non ne parlo perché abbiamo dovremo gli esponenti, abbiamo qui Dimitri e la signorina Pennazio che è anche quella che si occupa di strada Colori Sapori. Quello che mi premeva puntualizzare è che da queste strade, dal passaggio di queste strade sul territorio, i produttori locali, le attività del territorio ne possano in qualche modo avere un beneficio. In che modo? In che modo? Secondo me, quando andremo a lavorare su queste strade, quando facciamo degli interventi, dovremo far sì di preservare innanzitutto il territorio circostante, in modo che queste strade continuino a solcare un bel territorio, che sia un territorio piacevole e che sia un territorio che possa attrarre turismo. E questa è la cosa più importante. Mi sembra che il lavoro più importante sia da fare in questo modo.
Altra cosa importante, io lo dico per i nostri comuni che sono piccolini, bisognerà poi per forza di cose anche lavorare sulle carreggiate delle strade, perché tu hai visto, sei venuto su da noi, va bene, noi dobbiamo preservare il più possibile, comunque i pullman in qualche modo devono passare, perché per portare il turismo. Questa è l'ambasciata per la vetta. Questa è per la vetta, ma abbiamo già l'appuntamento per la prossima settimana. Chiusa parentesi. Penso che su questo anche il nostro sindaco sia d'accordo, perché hai visto benissimo com'è la situazione. E per il resto, accanto a queste strade importanti, strade colossali, devono nascere delle attività, deve nascere una sinergia tra gli operatori, altrimenti quello che seminiamo, quello che stiamo facendo andrà a cadere nel nulla. Secondo me una cosa importante è riunire i produttori, chi ha delle attività, i bed and breakfast, gli agriturismo, fare sistema, dobbiamo fare un sistema su queste strade per attrarre turismo e attrarre anche un turismo importante, quindi un turismo che sia aperto a questo tipo di territorio, su quello dobbiamo lavorare.